collegamento telefonico il consigliere di minoranza di Praia, Maria Pia Malvarosa. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno a te Martino. Ieri consiglio comunale a Praia a Mare, il primo di questa emergenza, e c'è già stata qualche polemica perché ad esempio c'è chi avrebbe voluto che questa seduta fosse trasmessa in streaming. Lo avete segnalato anche voi, oltre che al consigliere Antonino De Lorenzo. Come mai? Allora, sì, esattamente come dici, Consiglio Comunale ai tempi del coronavirus, il primo. E io ho sentito tante polemiche, poi ieri nel pomeriggio qualcuno mi ha chiesto come mai non fosse stato possibile seguirlo e allora trovo corretto che si sia fatto il Consiglio Comunale perché c'erano degli adempimenti da fare. C'erano però anche tutte le possibilità per garantire la natura pubblica del Consiglio e trasmetterlo in streaming, in diretta, in modo che lo potessero seguire i cittadini. E noi peraltro avevamo fatto una richiesta, come abbiamo sempre fatto nel corso di questi anni, in questo caso anche per adeguare alle misure ovviamente di sicurezza e sanitarie, ma per una trasmissione in diretta video e per l'autorizzazione anche a noi come gruppo a poterlo fare a nostra cura. Una richiesta di videoconferenza era stata fatta peraltro, come hai detto tu, anche da Lorenzo. E niente, il Consiglio Comunale di Praia non si è conformato. Io ho sentito tante scuse per cercare di dire che non fosse possibile e questo non è vero. Perché il sindaco ha riferito dapprima che il nostro regolamento non lo prevede, questo è vero, ma è anche vero che il decreto ha previsto appositamente per i comuni che non hanno un regolamento di poterlo fare comunque. Ho poi sentito la scusa dell'aggravio di spese, sì, se si fosse usata una piattaforma per una videoconferenza ci sarebbe stato un aggravio perché va acquistata, nel caso della diretta non si comprende qual è questo aggravio di spese, atteso che basta un cellulare, una connessione internet, si sarebbe potuto far passare sulla pagina web del comune piuttosto che sul sito, sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente. Diciamo che la L'avremmo potuto fare tecnologia anche noi. permette parecchie opzioni. Assolutamente sì, diciamo che la realtà, Martino, è che quella poi che ha svelato il sindaco in ultima battuta è che lui non autorizzava alla ripresa anche da parte nostra, per cui la realtà è che non c'è la volontà di essere limpidi nei confronti dei cittadini e di consentire a tutti di seguire. Nel caso specifico, ieri la gente a casa non avrebbe pur volendo, scusami, potuto Certo. partecipare. Per cui sarebbe stato consono che si consentisse a tutti di sentire quali sono le aliquote fissate, che cosa si è previsto nel bilancio previsionale e quant'altro. E ribadisco, io ritengo che non ci sia la volontà di essere trasparenti, perché il problema si pone oggi, perché il pubblico non può partecipare, ma si è posto in passato quando abbiamo sempre chiesto di poter registrare in modo che anche chi negli orari insomma sono normalmente stabiliti, quindi di mattina non può venire, potesse seguire successivamente. Però la risposta insomma ce l'hai da te, è stata sempre no, per cui non c'è questa volontà, questa è la risposta, nessun'altra. Andando invece agli argomenti trattati nel corso del Consiglio Comunale, le tariffe, Punti. i tributi. Esattamente, i punti 1 e 2 di questo consiglio erano proprio la manovra tariffaria che comprende tutte le tariffe dalla TARI alle tariffe per i servizi di trasmissione, al canone dell'acqua e della fognatura, alla COSAP e TOSAP, quindi occupazione di suolo pubblico, insomma un po' tutto. E poi il punto 2 era relativo all'IMU, quest'anno staccato dalla manovra tariffaria perché la nuova IMU accorpa anche la TASI, quindi non è più prevista la TASI ma si chiama nuova IMU e comprende anche l'aliquota TASI. Allora, per quanto riguarda la manovra tariffaria in generale, quindi le varie tariffe, è stato fissato tutto con le stesse tariffe dello scorso anno, quindi nessuna riduzione in considerazione di questa situazione che stiamo vivendo. Nello specifico, l'intervento che è stato fatto a nome del gruppo dal consigliere Francesco Marsiglia aveva chiesto una riduzione di alcune aliquote, abbassando magari alcuni capitoli di spesa, e nello specifico si era poi soffermata sul discorso delle occupazioni, dei canoni di occupazione di suolo pubblico, perché è evidente che bar, ristoranti, ma anche gli ambulanti nei mercati settimanali non stanno usufruendo
insomma del suolo pubblico, e sarebbe stato consono sospendere o ridurre il canone. Idem con la TASI, magari prevedendo, ecco, qualcuno mi ha suggerito una riduzione del dodicesimo in cui non hanno potuto tenere aperta l'attività. Insomma, i sistemi ci sarebbero stati. È evidente che ci è stata sottoposta una manovra tariffaria con le medesime aliquote, per cui anche qui l'intenzione era quella di lasciarle com'era, a prescindere da qualunque proposta. Per quanto riguarda poi l'IMU, è stata fissata all'11,4, che è il massimo consentito dalla legge, sebbene il decreto fiscale consenta ai comuni di abbassare e di portare fino a zero. Ora, io non pretendo che si porti a zero, perché è ovvio che il gettito IMU copre tutta una serie di servizi anche essenziali, quindi non era questa la proposta, ma sicuramente era una proposta di riduzione, perché in un momento come questo è il gesto minimo che si doveva compiere verso i cittadini. E tra l'altro io ho fatto un inciso, cioè ho letto sulla pagina Facebook del comune una nota con cui il comune di Praia, unitamente ad altri enti, chiedeva al governo, per alleggerire la pressione, insomma, fiscale che incombe sui cittadini, di sospendere i mutui, e faceva una premessa dicendo che siamo in una crisi senza precedenti, che prevalgono smarrimento e ansia determinati dall'incertezza delle prospettive future, e quindi che i cittadini, insomma, saranno costretti a rimanere senza lavoro, ecco, con le attività chiuse, e non riusciranno a far fronte alle incombenze. Te lo sto leggendo. No, ecco, però voglio dire, si è consci che molti cittadini non pagheranno le tasse. Sì, si è consci sulla carta, per scrivere le premesse delle note, perché Martino, cioè, le buone intenzioni vanno poi palesate. Allora tu non puoi scrivere allo Stato: i miei cittadini sono in difficoltà e non potranno fare fronte alle tasse, e poi paradossalmente chiami in consiglio comunale ad approvare un'aliquota al massimo. Allora, eravamo in approvazione anche di bilancio previsionale, si doveva cercare di intervenire su alcune riduzioni per effettuare di spesa, per effettuare poi un abbassamento dell'aliquota. Io non dico neanche in che misura, tant'è vero che abbiamo detto, per poter stabilire una misura e su quale capitolo intervenire, avremmo chiesto qualche giorno in più per poter uscire delle carte, visto che in questo periodo non era stato possibile, nei giorni antecedenti al Consiglio, fruirne, e per poter fare una proposta specifica. Ma comunque resta la nostra richiesta di abbassamento, che avrebbero dovuto già prendere in considerazione loro, viste le promesse che fanno e visto il momento in cui siamo. Cioè, le attività sono chiuse da un mese e mezzo e resteranno chiuse fino a 3 maggio, e non sappiamo come andrà dopo. Praia è un paese che si regge di turismo, e la stagione turistica è quella fortemente, maggiormente compromessa, per cui qui la situazione è grave. Tu crei ancora ansia, parli di mettere sicurezza ai cittadini, ma poi crei ancora ansia, perché un imprenditore oggi pensa che se il governo non prorogherà o non troverà ulteriori soluzioni, il comune di Praia a Mare il 16 giugno attende il pagamento dell'IMU in misura massima. Cioè, io lo trovo un controsenso. Certo. Non ho visto sacrifici da parte dell'ente, mentre altri comuni comunque stanno prevedendo delle riduzioni, stanno prevedendo delle sospensioni, si sono tagliati le indennità di carica. Io a Praia tutto questo non l'ho visto, quindi è una solidarietà, a mio avviso, che resta sulla carta. Bene. Poi, per carità, le misure di sicurezza in materia di ordine pubblico, di controllo sul territorio, benissimo, non stiamo discutendo di quello, e non entriamo nel merito di quello, che sicuramente, insomma, tutti stanno facendo il loro lavoro egregiamente, ma qui si parlava di stare vicini economicamente, perché l'emergenza non è solo sanitaria, ma è diventata economica.